Gentili telespettatori, ben ritrovati. Apriamo questa edizione del nostro telegiornale con la cronaca, in particolare con i 19 arresti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi. L'organizzazione disarticolata oggi dovrà rispondere di truffa, ricettazione, ma anche furto, spaccio di droga, sostituzione di persona. Conferenza stampa questa mattina in procura. Vediamo. I carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi, a conclusione di un'articolata indagine coordinata dalla Procura di Brindisi, hanno dato esecuzione nelle province di Brindisi, Bari, Taranto, Matera e Nuoro a un'ordinanza di custodia cautelare messa dal GIP del Tribunale nei confronti di 19 indagati ritenuti responsabili a vario titolo di associazione per delinquere, furto aggravato, truffa, estorsione, sostituzione di persona, ricettazione, detenzione, cessione di sostanze stupefacenti. A 15 indagati è stata applicata la custodia in carcere, mentre 4 tra cui una donna, sono stati sottoposti agli arresti domiciliari. L'indagine denominata AIRO è stata condotta con servizi di osservazione e pedinamento, ma anche con intercettazioni telefoniche e ambientali dal dicembre 2008 al settembre 2009 dalla Compagnia Carabinieri di Francavilla Fontana, che ha effettuato nel tempo numerosi mirati riscontri di polizia giudiziaria. L'associazione per delinquere era attiva in tre settori di traffici illeciti, truffe a compagnie telefoniche, furti di merci varie ed estorsioni, traffico di stupefacenti. I partecipanti al sodalizio con base a Oria mediante aziende fittiziamente costituite con indirizzi di comodo oppure sostituendosi a persone ignare di cui utilizzavano i dati personali concludevano contratti per la fornitura di servizi telefonici e apparati tecnologici di cui non pagavano le fatture, rendendosi poi irreperibili e rivendendo gli apparati truffati. Il guadagno era pertanto duplice: l'utilizzo gratuito dei servizi telefonici e la rivendita degli apparati. I dati personali utilizzati per le truffe erano forniti da due promotori commerciali di un operatore telefonico nazionale, mentre per il recapito sicuro della merce erano stati cooptati nell'attività illecita i corrieri locali dei due spedizionieri nazionali utilizzati dalle compagnie telefoniche. Il gruppo dunque svolgeva anche attività predatoria seriale di qualsiasi tipo di merce o bene economico, il cui frutto veniva in parte rivenduto a ricettatori, in parte formava oggetto di richieste estorsive con il metodo del cosiddetto cavallo di ritorno. In questo filone di attività criminale si inseriscono i recenti arresti di Francesco Palmisano, Angelo De Michele e Cosimo Damiano De Stradis, effettuati dalla stazione Carabinieri di Ori il 9 febbraio e l'8 maggio scorsi per un'estorsione a un imprenditore agricolo del luogo cui avevano rubato due mezzi agricoli. Gli stessi, infine, avvalendosi della propria rete di contatti illeciti, acquistavano e cedevano cocaina, marijuana e hashish in tutta la provincia. In questo contesto si inquadra tra gli altri l'arresto avvenuto a Ori il 3 giugno del 2009 di Michele Pinto, trovato in possesso di oltre 5 kg di cocaina e di due pistole con matricola brasa. Il complesso delle indagini svolte dalla Procura e dall'Arma ha consentito di delineare l'associazione criminale composta da 4 indagati destinatari della misura e ruolo all'interno di essa, nonché tutta la rete di complicità per un totale di 37 indagati. Fra gli arrestati, alcuni soggetti insospettabili, un ragioniere, un consulente informatico che in passato aveva lavorato per la Procura, due corrieri della TNT ed uno della Bartolini, due dipendenti della Vodafone. E a margine della conferenza stampa che si è svolta questa mattina in procura, il procuratore capo del Tribunale di Brindisi ha rilasciato una dichiarazione sulla brillante operazione dei carabinieri. È un'organizzazione che operava a 360 gradi nel campo prevalentemente dei reati contro il patrimonio, però anche nel campo degli stupefacenti, nel campo dei cavalli di ritorno, con un'organizzazione molto sapiente, cioè era gente che procurava false identità. Queste false identità poi venivano utilizzate per stipulare dei contratti fasulli con gestori di telefonia o anche con dei commercianti privati. Ci sono soggetti insospettabili? C'è qualche incensurato, nell'organizzazione fanno parte anche alcuni consulenti, a nostro giudizio ovviamente, ma è un giudizio condiviso dal giudice che ha emanato la richiesta. Alcuni consulenti, un ragioniere e un consulente informatico. Noi abbiamo contestato la ricettazione dei documenti, abbiamo contestato la sostituzione di persona, certo ci avrebbe fatto piacere contestare anche la truffa in danno dei gestori telefonici che a mio giudizio, non presentando querela, incoraggiano atteggiamenti analoghi, la ripetizione di atteggiamenti analoghi da parte di altre persone. Ed ora cambiamo decisamente argomento, lasciamo dunque la cronaca. È stato sottoscritto oggi un accordo tra Comune di Brindisi e sindacati in merito al decentramento di parte del personale dell'ente. Per i particolari sentiamo il servizio.
È stato firmato questa mattina il contratto tra amministrazione comunale di Brindisi e sindacati relativo al decentramento per il personale dell'ente, uno dei primi accordi sul territorio che sancisce i cambiamenti introdotti dalla riforma Brunetta. Questo è il primo contratto decentrato dei dipendenti degli enti territoriali che sul territorio della provincia di Brindisi a seguito della riforma del rapporto di pubblico impiego, la cosiddetta riforma Brunetta. I contenuti sono assolutamente innovativi, nel senso, come diceva lei, che tendono a enfatizzare la produttività, la produttività dei dipendenti, la trasparenza dei servizi resi e addirittura il controllo da parte dell'utenza. È uno strumento per il quale abbiamo impiegato 15 sedute di delegazione trattante, 60 ore circa di trattative con le organizzazioni sindacali che si sono svolte in assoluta tranquillità, non vi sono stati scioperi, non vi è stato dichiarato nessuno stato di agitazione. Credo che sia uno strumento equilibrato di questi tempi. In genere oggi si parla sempre di lacrime e sangue. Vi sono anche nel nostro contratto decentrato, però abbiamo cercato di attenuarne la portata applicando più equità nelle erogazioni, a fronte sempre però di una maggiore meritocrazia da parte dei pubblici dipendenti. Possiamo dire con orgoglio di essere il primo paese della provincia che è riuscito ad approvare, a portare a termine il lavoro di studio, di concertazione e di conclusione del contratto decentrato. Piena attuazione alle norme di legge, piena attuazione alle linee guida dettate dal decreto Brunetta. Quindi noi abbiamo sia una programmazione completamente diversa, una maggiore attenzione alla programmazione, sia una valutazione reale ed effettiva dei risultati operati dai dipendenti e dai dirigenti, e non è cosa di poco conto. Sicuramente, questo me lo dovete far dire perché è il mio stretto campo, è stato ancora più difficile attuare questo decreto legislativo se noi pensiamo che successivamente a questo è entrata in vigore la legge sulla razionalizzazione delle risorse, quella del 2010, la famosa riforma. E che cosa è successo? Cioè riuscire a coordinare il taglio delle risorse con invece il principio della erogazione e quindi della gratificazione nel caso di maggiore produttività non è stata cosa di poco conto. Un'occasione è quella di oggi per presentare anche il prestigioso riconoscimento che ha ottenuto il Comune di Brindisi. Sentiamo. Intanto c'è un bel riconoscimento per questa amministrazione comunale che a quanto pare ha lavorato bene. Sì, allora c'è un evento importante che ci vede protagonisti nella prossima settimana al forum della pubblica amministrazione a Roma. L'anno scorso abbiamo partecipato tra i pochi comuni della provincia della regione Puglia, è un progetto sulla performance, sulla valutazione dei pubblici dipendenti. Quest'anno torniamo a prendere un altro riconoscimento da parte del Ministero della Funzione Pubblica e siamo tra i comuni diciamo, che stanno portando avanti un progetto sperimentale sulla valutazione dei dipendenti, quindi è un'iniziativa che a noi interessa molto e che si collega sicuramente all'evento di oggi sulla contrattazione decentrata, perché pensiamo che gestire il personale significa anche gestirlo in maniera trasparente, dando delle risposte concrete ai bisogni dei cittadini, quindi è un riconoscimento che ci prendiamo con molta gioia da questo punto di vista, ed è giusto anche darne notizia a chi è appunto interessato alle attività del Comune di Brindisi. 35.000 posti di lavoro grazie alle risorse dei fondi europei per le opere pubbliche in Puglia. 1,5 miliardi di euro saranno destinati alle ferrovie dello Stato, di cui 45 milioni a Brindisi. I particolari nel servizio. È di circa 1,5 miliardi di euro la cifra relativa alle opere pubbliche pugliesi, già finanziate con fondi europei e in attesa di produrre almeno 35.000 posti di lavoro. Così il segretario generale della CISL di Puglia, Giulio Colecchia, a pochi giorni dalla consegna al sindacato della documentazione regionale sulle opere pubbliche regionali e sui cantieri realizzabili in quanto già finanziati. Il report trasmesso ai sindacati lo scorso 15 maggio, elaborato dal Dipartimento Infrastrutture e Trasporti della CISL pugliese, ha evidenziato che ammontano a circa 930 milioni di euro gli interventi per opere ferroviarie.
Appulo Lucane circa 109 milioni, Gargano circa 62 milioni, Ferro Tranviaria circa 274 milioni, Sud-Est circa 485 milioni. Mentre per le opere di viabilità, i finanziamenti sono circa 631 milioni di euro, dei quali circa 174 milioni in provincia di Bari, 19 milioni alla BAT, 70 milioni in Capitanata, 45 milioni in provincia di Brindisi e ancora 280 milioni a Lecce e provincia, per un totale di 128 tra opere e interventi. Se nel settore edile ogni miliardo di euro investite produce circa 23.000 posti di lavoro, una semplice addizione ci offre uno spaccato importante in termini occupazionali, pari a 35.000 nuove opportunità di assunzione, ovviamente con lavori e investimenti programmati. Il tutto nel rispetto della regolarità e della legalità. Investimenti infrastrutturali di cui la Puglia ha assoluta necessità. Per la CISL è adesso il momento di intensificare il confronto con la Regione. E sabato scorso presso Torre del Parco a Lecce si è tenuta la giornata nazionale della cultura, del vino e dell'olio promossa dall'assessorato regionale alle risorse agricole e promossa anche dall'Associazione Italiana Sommelier. Conoscere il vino e la sua storia. Il vino attraverso le persone che lo producono, la terra da cui si nutrono le viti, la storia di un territorio, la sua cultura, la cultura del vino ma anche dell'olio, prodotto altrettanto meritevole dell'attenzione del consumatore. La terza giornata nazionale del vino e dell'olio che in Puglia si è tenuta a Lecce e che dal 2011 può fregiarsi della medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica quale riconoscimento all'importanza dell'iniziativa è stata organizzata dall'Associazione Italiana Sommelier di Puglia con la collaborazione dell'assessorato alle risorse agroalimentari della Regione Puglia. La manifestazione ha coinvolto contemporaneamente tutte le AS d'Italia, a Lecce anche il convegno che si è tenuto presso la suggestiva location di Torre del Parco. Argomento principe, l'importanza della comunicazione per promuovere i prodotti vinicoli e oleari pugliesi. Per gli oli è lo stesso discorso, è un po' più complesso il mercato degli oli perché è una cultura che è prettamente occidentale, però comunque con il vino non fa altro che quando si muove sui mercati stranieri trasporta il territorio, quindi anche l'olio con gli altri prodotti, quindi ecco perché la giornata nazionale della cultura, dell'olio e del vino. Unirsi per crescere, l'ingrediente necessario per promuovere i prodotti fuori dai confini nazionali ed europei si chiama aggregazione. Probabilmente siamo sulla strada giusta, certo condivido perfettamente che lo stare insieme, quindi la creazione di consorsi, così come l'Emilia Romagna ci insegna non solo nel settore dell'agricoltura ma in tanti altri settori, è importante, quindi noi dobbiamo cercare di programmare attività e risorse per aiutare i nostri agricoltori e i nostri produttori a stare insieme. L'importanza della conoscenza della storia di un territorio e delle sue caratteristiche, questo chiede il mercato asiatico e l'Italia e quindi anche la Puglia hanno tanto da raccontare. Ormai il mondo cambia tanto e adesso è proprio il tempo, uniamo insieme, andare estero, studiamo bene che cosa ai consumatori piace, facciamo quella prodotto anche in Asia, la gente piace contare storia, abbiamo tante storie a raccontare ai nostri consumatori. Questo è importante. Puntare sull'agricoltura e sul turismo. Questo è il connubio vincente, secondo il senatore Stefano, intervenuto durante il convegno. L'Italia può ripartire se deciderà finalmente di investire su agricoltura e turismo e non di immaginare ancora una volta di proseguire sulla strada della finanza. La serata si è conclusa con l'evento Charme Rosa, si sono potute degustare le etichette di rosato di Puglia, dalla Capitanata al Salento, oli e prodotti tipici pugliesi. E dal 24 al 26 maggio, dunque fino a domenica prossima, il Borgo Antico di Celje Messapica sarà animato dai partecipanti alla nona edizione del Festival dei Giochi e delle Tradizioni. La manifestazione è organizzata da Casa Armonica e Arma Maxa in collaborazione con il Comune di Celje Messapica. Non ci sono partecipanti e organizzatori, i ruoli si confondono molto facilmente perché chi viene in quei giorni a giocare e ci vede in difficoltà automaticamente gli viene di darci una mano. È una grande occasione per sorridere, per stare con gli altri, per riscoprirsi e sono tre giorni in cui uno decide di vivere in maniera straordinaria.
noi di Casa Armonica non avevamo un obiettivo ben preciso quando abbiamo iniziato a fare questo festival, cioè 9 anni fa. Abbiamo iniziato a giocare, abbiamo iniziato a chiacchierare sulla possibilità di portare i giochi che noi facevamo da piccoli per strada. Forse c'era un desiderio, quello di ricreare quell'ambientazione, ma non per una nostalgia, ma perché in realtà noi non abbiamo mai smesso di giocare e quindi questo volevamo condividere poi con tante altre persone. Negli anni i giochi hanno subito all'interno del festival una trasformazione, cioè ce ne siamo inventati di nuovi, un delirio cittadino. L'anno scorso abbiamo costruito un calcio palilla gigante. Sinceramente abbiamo giocato pure noi. Questo evento è per tutti. Forse è dedicato all'infanzia, ma a quell'infanzia che appartiene a tutti e non solo ai bambini. Come lo scorso anno, anche quest'anno il Comitato Spontaneo nato per Melissa Bassi ha organizzato un concerto. L'evento si è svolto nel Circolo Tennis De Guido a Mesagna. L'organizzazione ha pensato di ricordare questa ragazza perché purtroppo è venuta a mancare per la malvagità dell'essere umano e abbiamo pensato di fare questo memorial solo utilizzando la musica e voglio dire che comunque tutti gli artisti hanno partecipato a titolo gratuito, giusto per ricordare questo evento e non dimenticare. Appartengo un po' anch'io a questa Mesagna, anche se vivo ad Ostuni, quindi cantare per Melissa è comunque sempre una grande emozione, significa ricordarla in maniera molto, molto forte. Se per noi la musica è qualcosa di molto, molto importante, è lo strumento con il quale comunichiamo di più, per cui noi ci sentiamo insomma di comunicare con poche note, con pochi brani, quindi abbiamo cercato di ricordarla e nel frattempo di entrare in armonia, in sintonia con il pubblico che era qui per lei. È un giorno molto particolare e devo dire che sono onorato di essere qui perché comunque è un evento molto importante e essere chiamato da un mio amico che mi ha detto puoi venire qua a fare questa cosa per me, per Melissa? Assolutamente sì, anzi, cioè non voglio assolutamente niente, vengo proprio perché ci tengo a fare questa cosa, anche perché comunque è la mia terra, io sono nato qua, però vivo a Verona. E niente, sono contento di essere qua, è stata una bella emozione, molto forte. È stato veramente un onore essere qui, è una bellissima manifestazione piena di giovani.
E i giovani devono trasmettere un messaggio positivo, cioè di speranza, quindi mi ha fatto molto molto piacere contribuire con la mia musica in memoria ovviamente del dolce angelo di Melissa. Il nostro obiettivo era appunto quello di raggiungere quanta più gente e di lanciare un messaggio di speranza alla quale noi e queste ragazze ne hanno davvero bisogno. Noi chiaramente siamo qui per ricordare un fatto tragico, ma comunque il fatto che qualcuno abbia saputo organizzare un bel evento e una bella situazione per stare tutti insieme anche da un fatto così drammatico è una bella cosa, è un passo avanti, un passo verso il domani. E questo era l'ultimo servizio per questa edizione del nostro TG. Ora vi lascio ad ADN Cronos le notizie nazionali, ma anche al meteo. Grazie per essere stati con noi. Benvenuti a un nuovo appuntamento con le top news. In America un tornado devasta Oklahoma City, almeno 91 morti, tra cui 20 bambini, fiscoletta, lotta all'evasione, imperativo morale. In Iraq ancora sangue, 5 morti in 4 esplosioni. Un violento tornado ha colpito Oklahoma City, il bilancio per ora è di 91 morti, tra le vittime 20 bambini che hanno perso la vita nel crollo di una scuola. Il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, ha dichiarato lo stato di calamità, sono migliaia le case totalmente distrutte. La lotta all'evasione e alla frode fiscale è innanzitutto imperativo morale, doveri ineludibili, lo dice il presidente del Consiglio Enrico Letta. Segnale importantissimo l'abrogazione della procedura di deficit per il nostro paese, afferma sottolineando l'UE sul lavoro fissi regole come ha fatto sui conti pubblici. Ancora sangue in Iraq, dove è di almeno 5 morti e 69 feriti il bilancio di 4 esplosioni avvenute nel nord del paese. Gli attentati odierni seguono quelli di ieri contro i quartieri sciiti di Baghdad, che hanno provocato la morte di oltre 60 persone. Sia l'avvio senza autorizzazione di qualsiasi attività commerciale, lo dice il vice ministro dello sviluppo economico Catricalà. Energia e fisco sono di cruciale importanza per l'economia e la coesione sociale europea, afferma intanto il presidente del Consiglio dell'UE, Van Rompuy. Ancora sulla cupola di San Pietro, l'imprenditore triestino che ieri per la terza volta è riuscito a salire sulla basilica. Marcello Di Finizio, che ha esposto uno striscione contro la moneta unica e la crisi economica, dice: «Starò qui finché resisto». Gli italiani cercano case sempre più piccole, quanto attesta immobiliare.it. In 6 anni le dimensioni degli immobili richieste sono calate del 10%. Cucina e salotto diventano una cosa sola, scompaiono i corridoi e le camere da letto diventano sempre più minuscole. Addio alla tastierista e cofondatore insieme a Jim Morrison della leggendaria band dei Doors, Ray Manzarek. Nato a Chicago il 12 febbraio del 1939, è morto in una clinica all'età di 74 anni. Era malato da tempo. Abbraccio a tutte le persone che sono alla ricerca di un lavoro, non scoraggiatevi mai. Ecco le previsioni per oggi, martedì 21 maggio 2013. Le regioni settentrionali continuano ad essere interessate da nubi foriere di piogge che saranno presenti anche al centro e anche al sud. Entriamo nel dettaglio previsionale. Al nord cieli per lo più nuvolosi con occasioni per piogge, specie sulle Alpi, Prealpi, tra il Piemonte e la Lombardia, sul Friuli del pomeriggio, poco nuvoloso altrove. Al centro piogge dal nord della Sardegna verso il Lazio, sud Toscana, poi peggiora dal pomeriggio un po' ovunque con piogge temporali di modesta entità. Al sud molto nuvoloso in Sicilia con piogge temporali, le precipitazioni raggiungono anche la Calabria, le coste della Campania, gli Appennini, bel tempo sui versanti adriatici e ionici. Venti deboli di direzione variabile, nevicate sulle Alpi sopra i 2000 metri di quota. Temperature previste, minime stazionarie o in locale aumento su tutta la penisola, comprese tra i 7 e i 15 gradi. Durante il giorno ci sarà un lieve aumento al nord e al centro che vedranno temperature comprese tra i 17 e i 23 gradi, 26 e 28 gradi previsti al sud. L'aggiornamento per oggi finisce qui.
È giunto il momento del proverbio meteo che quest'oggi Dori ci ha inviato nella nostra pagina dedicata e che dice: montagna chiara, mare scuro, puoi arare il campo che è sicuro. Continuate ad inviarci i vostri proverbi preziosi o anche detti e innamoratevi del meteo.it, dove è la Il che fa la differenza. Thank you.